Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Libri Interviste. Oggi è venuto a trovarmi Marco Ruboli. Ciao Marco. Ciao. Innanzitutto, prima di iniziare con l'intervista, diciamo qualcosa sull'autore, presentiamolo al pubblico che ci ascolta e che ci vede. Marco Ruboli è un maestro di spade, insegna scherma storica a Cesena, a Misano, insegna anche combat presso l'Università Privata di Bologna ed è anche saggista, e scrittore. Ha scritto diversi libri interessanti, sia sulla scherma storica, sia produzioni, narrative. E il volume che presentiamo oggi si chiama Combattimento e difesa col pugnale nel Rinascimento italiano. È un volume molto bello, interessante, ricco di illustrazioni, che rappresentano le prese, poi dopo ne parleremo, durante l'intervista. Il volume è edito dall'Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, è uscito pochissimi mesi fa ed è un volume veramente particolare, molto ben fatto ed è stato scritto insieme a un altro autore, Paolo Tassinari. Quindi oggi è venuto a trovarci Marco Ruboli, che è uno dei due autori di questo volume, ce ne parlerà ampiamente e risponderà quindi alle mie curiosità e alle curiosità del pubblico che ci ascolta. Quindi a questo punto mi sembra giusto iniziare, però prima di cominciare, Marco, io ho una sorpresa per te. Mi sono procurato, visto che l'argomento del giorno, quindi combattimento e difesa col pugnale nel Rinascimento italiano, mi sono procurato un oggetto che ricorda, anche se appartiene a un'altra epoca storica, ed è questo, è un pugio romano dell'epoca imperiale, molto ben fatto. Particolare quindi con questi disegni fatti sopra alla lama. Ovviamente si tratta di un'arma giocattolo, è un'arma venduta, l'ho trovata presso un negozio di articoli turistici a largo di Torre Argentina a Roma. Ringrazio quindi il negoziante che me l'ha segnalato perché veramente è un oggetto molto interessante. Ovviamente, come dicevo, quindi si tratta di un attrezzo giocato, infatti la punta non è, cioè la punta è arrotondata, non è aguzza, quindi è un oggetto quindi che può essere esposto ovviamente per bellezza, però è bello, mi sembrava bello quindi presentarlo, mi sembrava bello quindi presentare questa puntata avendo anche una mascotte. Benissimo. Ecco, questo volume nasce nell'ambito di una collana di volumi dell'Accademia Nazionale di Scherma che trattano di scherma storica. Ne seguiranno altri, come alcuni sono già usciti, in particolare il nostro questo, che è stato il primo volume dove si trovano tutti i fondamentali della scherma, e i volumi successivi vanno a trattare invece le tecniche specifiche di ogni singola arma. Quindi è uscito spada e brocchiero, come in seguito usciranno armi in asta, spada e pugnale, spada e scudo, in particolare rotella, spada sola, eccetera, eccetera. Qui questo volume è dedicato appunto al combattimento col pugnale e alla difesa dal pugnale. Fin dai tempi medievali c'è un'ampia trattazione su questo tipo di disciplina. In particolare, in tempi medievali si trova la difesa senza armi contro il pugnale, che è essenzialmente si tratta di un corso di difesa personale contro un sicario che ci voglia assalire, situazione che era abbastanza frequente nelle corti dell'epoca, tra le fazioni cittadini, via senza armi, che anche se siamo dotati noi stessi di un pugnale. Nel Rinascimento, a questa disciplina che si mantiene, abbiamo visto la presa di daga che ci ha mostrato Giuseppe dal libro, quella è una tipica situazione appunto di difesa personale, si aggiunge un'altra tipologia, che è invece uno scontro schermistico. Quindi ci ritroviamo in guardia armati di un pugnale, oppure di un pugnale e di una cappa, che è il nostro mantello, saremmo arrotolati sul braccio sinistro per
per usarlo a mo' di scudo, e si ha uno scontro che è uno scontro schermistico a tutti i livelli, quindi con finte, provocazioni, parate risposte, si può anche entrare in presa, come in effetti a quell'epoca era abbastanza frequente come possibilità, ma è appunto un duello, quindi si trovava una situazione, per così dire, di cavalleria rusticana, dove due persone arrivano a uno scontro diretto, leale, senza esclusione di colpi, partendo non da un attacco improvviso, ma da un mettersi in guardia e confrontarsi. Quindi troviamo queste due tipologie. Ci sono diversi autori che trattano queste materie nel Rinascimento, il più importante è Achille Marozzo della scuola bolognese, ma ce ne sono tanti altri, come Salvatore Fabris, Pietro Monte, Jacopo Monesi, Camillo Palladini, insomma tutta una serie di maestri di scherma che trattano anche questa disciplina. Quindi ci sembrava appropriato dedicare un volume a questa disciplina del pugnale che fa parte a tutti gli effetti del bagaglio tecnico di uno schermitore, almeno di uno schermitore storico che voglia riprodurre quello che succedeva all'epoca. Certo, no, assolutamente. Questo apre ovviamente alla seconda domanda che ti voglio fare. La scherma storica che tu insegni ha radici profonde e attinge dalla tradizione, in questo caso rinascimentale. Come viene vista oggi e dove la si può vedere rappresentata? Sì, benissimo. Esiste tutta una serie di scuole, sia molte della Sala d'Arme Achille Marozzo, sia di altre realtà. In particolare quelle più serie legate all'Accademia di Scherma di Napoli, che insegnano questo tipo di disciplina. Come applicazione, l'applicazione che esce direttamente dallo studio tecnico che si fa nelle scuole e quindi anche dallo sparring, dal combattimento libero che si arriva a praticare, è un'applicazione in gare e campionati di scherma storica. Che si svolgono con protezioni adeguate, quindi maschere da scherma, protezioni passive di vario tipo, a contatto pieno, quindi una disciplina full contact di combattimento con le varie armi. Ci sono diversi campionati per le varie discipline e così via. Un'altra opzione che esiste a latere di questo è poi utilizzare quello che si è appreso in ambiti di rievocazione o di spettacolo. Anche, quindi rievocazione storica in costume, naturalmente in quel caso si esibiranno davanti al pubblico schermitori rappresentando sequenze coreografate, come può avvenire al cinema o a teatro, oppure combattimenti, tra virgolette, liberi fra naturalmente schermitori esperti, dove però si escludono ovviamente i colpi più pericolosi, quindi si escludono le punte, in particolare punte alla faccia e tutte le azioni pericolose. Per cui si combatte liberamente cercando di arrivare a toccare l'avversario, però se la scelta è arrivo a toccarlo rischiando di fargli male, allora preferisco non toccarlo e rimandare l'esito dello scontro. Certo. Tra l'altro prima mi accennavi al cinema, che è una delle domande che ti farò nella seconda parte dell'intervista, ma prima di approdare nel campo chiaramente delle pellicole, delle serie TV, che ce ne sono ovviamente tantissime, ed è bello pure approfondire questo argomento, ti volevo chiedere, tu mi parlavi della Sala d'Arme Achille Marozzo, che è attualmente una delle più importanti sale d'arme d'Italia. Come è nata e quando è nata questa sala d'arme? Sì, la Sala d'Arme Achille Marozzo nasce dapprima informalmente a metà degli anni 90, per poi essere fondato ufficialmente nel 97. Ricorrono infatti 25 anni quest'anno dalla fondazione. E da allora si è sempre espansa aprendo nuove scuole. Oggi siamo presenti in gran parte d'Italia, oltre ad alcuni paesi esteri, quali San Marino, ma anche l'Olanda, e altre aperture sono in programma sia in Italia che all'estero.
attualmente è la prima realtà d'Europa, come dimensioni, numero di sale e numero di iscritti. Ma a parte la sala d'arme a Chiamarozzo, esistono anche tante altre realtà, magari più piccole, magari presenti in una sola città o in poche città, che comunque svolgono un ottimo lavoro e in generale il movimento sta crescendo. Un salto di qualità è senz'altro è stato il momento nel quale è iniziata la collaborazione con l'Accademia Nazionale di Schermo. Lì abbiamo potuto contare sui titoli validi ovunque in tutto il mondo e per tutti i tipi di istituzioni. Quindi è stato un momento importante di crescita. Certo, no, assolutamente. Guarda, Marco, in questo libro, io ovviamente ti parlo da profano, però mi è piaciuto tantissimo osservare le figure, delle prese, ce ne sono tantissime, per esempio una fra tante è questa qui che mi piace molto, la T15. Io questa l'ho vista anche, in un film di non moltissimi anni fa. I duellanti di Ridley Scott. Ho detto i duellanti di Ridley Scott perché è un film basato quasi esclusivamente sul duello alla spada, film ambientato nel primo 800, però sostanzialmente siamo lì, e perché poi si attinge sempre, no, da quello che è precedente, quindi ovviamente l'arte, quindi duellare, attinge quindi da quella rinascimentale, che attinge da quella medievale. Ho detto i duellanti, ma potrei dire anche, per esempio, alcuni sceneggiati Rai, per esempio La Freccia Nera degli anni 60, o alcune scene del Conte di Montecristo con Andrea Giordana, pregevolissima serie TV prodotta tra gli anni 60 e gli anni 70. E mi chiedevo, Marco, ma c'era e c'è, perché vengono prodotti anche tanti altri film in cui ci sono scene di combattimento alla spada. C'è qualcuno che insegna a questi attori a combattere in modo così bello e così particolare, cinematografico, oserei dire? Certamente, certamente. Di solito dietro a una produzione curata da questo punto di vista c'è sempre un bravo maestro d'arme. Negli anni che citavi tu c'erano ottimi maestri di scherma olimpica adattati e prestati alla scherma da spettacolo, o scherma artistica. Oggigiorno c'è anche molta più consapevolezza di quello che è la scherma storica di periodi precedenti e quindi senz'altro un'attenzione a quella che è la scherma medievale o rinascimentale, quindi maggiore consapevolezza. Per alcune discipline ancora siamo lontani da raggiungere una verosimiglianza storica come spada e scudo, mentre per altre si vedono produzioni di qualità. Senz'altro per il periodo fine 700, inizio 800, i duellanti rimane una grande pietra miliare. È fondamentale questo discorso del maestro d'arme. Io recentemente ho lavorato a Tirana per il teatro di prosa per una produzione sul Coriolano, dove volevano effettivamente ricercare una verosimiglianza storica nei combattimenti attinenti all'epoca arcaica romana, e quindi io ho lavorato lì ricostruendo un combattimento in falange, perché all'epoca l'esercito romano era ancora di stampo plitico copiato dai greci, e facendo duelli e combattimenti prendendo scene dalla classicità greco-romana, quindi azioni prese da Euripide, da Ovidio. Azioni a mani nude prese dal martirio di Santa Perpetua, dove viene riportato un incontro di Pancrazio, che erano le mixed martial arts dell'epoca, in cui valeva tutto, sia colpi che prese di mano. E secondo me è fondamentale, sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista della qualità delle scene d'azione, che ci sia qualcuno che sia consapevole di come si combatteva nell'epoca che vogliamo rappresentare. Oggi è possibile, quindi. Non vedo perché non farlo. Certo, è anche bello poi rievocare poi sotto certi aspetti questi combattimenti in maniera artistica, chiaramente, in maniera, come posso dire,
quasi teatrale, va, diciamo così, quasi teatrale. Perché no? Però mantenendo sempre una verosimiglianza. Io non apprezzo molto le produzioni dove si vedono combattenti medievali che piroettano come se fossero supereroi della Marvel. E quello va bene in un film di supereroi, in un film che vorrebbe essere medievale, ma anche fantasy, dove non ci sono superpoteri. Ecco, a me personalmente piace vedere un combattimento realistico che rimandi a quello che faceva magari Fiore dei Liberi o Achille Marozzo. Beh, certo, sì, in effetti per parlare di fantasy, che mi è venuto in mente Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, che ovviamente sono entrambi prodotti dallo stesso regista, io ho trovato, ad esempio, a me è piaciuto tantissimo, sia la prima trilogia sia la seconda trilogia, perché se ne dica, anche Lo Hobbit ha dato grande soddisfazione agli appassionati di Tolkien, e io sono un tolkieniano quasi fanatico, però non ho digerito una cosa. A chi lo dice? Dimmi se sei d'accordo con me su questo. Io non ho digerito la scena in cui Legolas combatte contro Bolg, figlio di Azog, e a un certo punto gli salta in Sì, testa, gli trafigge il sì. cranio con questo pugnale. Questa piroetta mi ha dato fastidio, non so perché, ma artisticamente magari è bella pure, ma forse nella verosimiglianza, come tu dicevi prima, c'è qualcosa che non va. Dimmi se sei d'accordo. Sì, io ho notato nella trilogia dello Hobbit una netta preponderanza dei coreografi sui maestri d'arme, mentre invece nella prima trilogia del Signore degli Anelli era il contrario. Cioè, nel Signore degli Anelli la maggior parte dei combattimenti era realistica. Poi possiamo discutere di qualche dettaglio, però fondamentalmente erano azioni verosimili che si vedevano. A parte qualche numero speciale da parte di Legolas, che però essendo elfo ci può anche stare. Mentre nella trilogia dello Hobbit lì i combattimenti sono andati decisamente sul supereroistico e sull'inverosimile. Quindi io rimango più affezionato ai combattimenti senz'altro dalla prima trilogia. Eh beh sì, erano pure più cruenti, più intensi, duravano anche di più, eh. Ricordo le Sì. scene soprattutto del secondo film, Le Due Torri, sono Sì. incredibili, scene di combattimento Certo. tra uomini e mannari, tra elfi e Sì. orchi, uomini e orchi, combattimenti lunghissimi e estenuanti. Fra l'altro, il povero Viggo Mortensen si vedono le unghie nere in più di una ripresa, che è la tipica conseguenza di una botta ricevuta sul dito, che ovviamente si cerca di evitare in quei frangenti, però soprattutto nelle scene di massa può anche capitare, quando si cerca un realismo, una verosimiglianza. Si è anche rotondente, fra l'altro. Sul set, quindi ci andavano abbastanza pesanti in quella trilogia lì, e appunto i combattimenti erano sicuramente in una situazione di duello i colpi tendono a essere più veloci, meno potenti, meno telefonati e appunto meno potenti e più veloci. In una situazione di combattimento già di gruppo, ecco che lì abbiamo senz'altro una buona verosimiglianza della produzione. Vero, sì. Sempre scudi a parte, perché l'uso dello scudo è particolarmente, al contrario di quello che qualcuno potrebbe pensare, è particolarmente tecnico. Quindi chi sa usare uno scudo nota subito gli errori veramente grossolani che si vedono in qualunque produzione cinematografica o televisiva sull'uso dello scudo, però questo è un po' un discorso. Sì, vabbè, compreso l'Hobbit, tra l'altro, essa quella scena quasi finale, no? Quando arriva Train, anzi no, scusano Train che sto dicendo, quando arriva arriva Piediferro, Train Piediferro, Ah sì, dai, devono è difendere vero. dagli orchi che stanno arrivando e piazzano questi scudi quadrati davanti, tutti quanti, e poi dopo Sì. improvvisamente compaiono delle lance, che però non si capisce da dove escono queste lance, perché questi scudi sembrano coprire tutto, no? Sembra una specie di testuggine che fanno sti Sì. nani, alla maniera romana, e poi compaiono queste Esatto. lance che sono più grosse degli stessi nani, tra l'altro. Sì, purtroppo c'è stata un po' una deriva nella trilogia della Hobbit sotto tutti questi punti di vista. Quella Ora ci voleva sono. essere una sorta di falange, Sì, va bene il fantasy, falange però oplittica, va. un minimo di verosimiglianza bisognerebbe sempre mantenere.
e di coerenza. Va bene, guarda, io ti ringrazio Marco, è stata una piacevolissima chiacchierata e mi ha fatto piacere pure questo tuffo nella storia. Io ovviamente vengo da una formazione storica, sono uno storico modernista, però ti confesso che molte di queste cose non le sapevo ed è stato un momento anche di arricchimento per me, nonostante non sia uno schermidore, nonostante non sappia usare la spada, però in effetti è stato una full immersion molto molto bella e molto intensa. Quindi ti Mi fa ringrazio. molto piacere che tu abbia apprezzato e che tu abbia trovato un interesse in questa materia che mi appassiona da sempre. Posso... Vabbè, certo, ma poi tra l'altro la cosa che mi è piaciuta è che ci sono anche riferimenti chiaramente alla storia, ci sono diversi riferimenti anche a opere precedenti, quindi di scherma, quindi c'è proprio un lavoro quasi da archivio, no? Quasi un lavoro da storico, paradossalmente c'è cioè un lavoro molto più Sì. da storico e da saggista, oltre che da maestro, da magister, chiaramente. È sempre questo sulla scherma storica, è sempre un lavoro a metà fra il lavoro dello storico e il lavoro del marzialista. Quindi è un po' il suo fascino dal mio punto di vista, molto particolare, ma appassionante. Certo, assolutamente. Benissimo, allora do un messaggio a chi ci ascolta e chi ci vede, troverete in descrizione tutti i link necessari se volete approfondire. Ve lo consiglio, a parte se siete appassionati di scherma storica, e ce ne sono tantissimi in Italia, ma pure se siete appassionati semplicemente del Rinascimento, della storia del Rinascimento, e magari volete approfondire alcuni aspetti. Io credo che questo libro sia importante non soltanto per chi fa scherma, anche chi magari vuole descrivere una scena di combattimento in un romanzo, e mi riferisco a chi magari si occupa di romanzi storici, può tranquillamente attingere da queste immagini e capire, magari descriverle, provare a descriverle in un romanzo. Credo che sia una cosa molto bella e che venga bene pure, se sia un esperimento ben riuscito. E quindi io sicuramente attingerò da questo, me lo conserverò proprio quando. Se mi capiterà di scrivere un romanzo storico, spero presto, sicuramente terrò presente il volume di Paolo Tassinari e di Marco Ruboli. Quindi, in bocca al lupo per tutti. Grazie. Io stesso scrivo sia romanzi storici che fantasy e ovviamente sfrutto a piene mani queste nozioni, non solo, ma anche molti altri colleghi scrittori non si fanno problemi a chiedermi un consiglio quando devono fare delle scene d'azione di duello e le faccio molto volentieri. Perfetto, perfetto. Lo farò anch'io, Marco. Qualora mi servisse, ti consulterò. Quando vuoi. Un abbraccio forte e ad maiora, Marco. Grazie, grazie. Lo saluto. Ciao. Arrivederci.